c'è la volontà di cercare di rinnovare il più possibile. Nella conferenza di presentazione del neotecnico Alberto Colombo, il presidente Daniele Sebastiani aveva manifestato la volontà di rinnovare il più possibile il parco giocatori del Pescara. La missione sotto questo punto di vista è stata compiuta, una vera e propria rivoluzione della rosa che ha chiuso la scorsa stagione. Tra i senior sono rimasti solo in due, i difensori Tommaso Cancellotti e Gianmarco Ingrosso. C'è anche Alessio Rasi che però, non essendo stata trovata una nuova destinazione, finisce fuori lista. Tra i superstiti poi, i giovani del Le Monache, il cui cartellino è stato venduto alla Sampdoria, Blanuta e Chiarella. Gli ultimi due si è cercato vanamente di piazzarli nelle ultime ore di mercato. Tra cessioni e fine prestito sono 13 i giocatori in rosa a maggio che non sono più al Pescara. A loro si aggiungono le cessioni dei rientri dai prestiti, Bocic, Belloni, Di Grazia e Borrelli, quella di un giocatore acquistato in estate, Lombardi, e il riscatto di Elisalde. 21 i movimenti in entrata nell'orbita della prima squadra, rinnovata la batteria dei portieri con l'ex Milan Prizzari titolare ma incalzato da Sommariva, il giovanissimo Daniello terzo. Per la difesa 4 ci sono le coppie a disposizione di Colombo, sugli esterni Cancellotti e Saccani a destra, Milani e De Marino a sinistra, coi primi che sembrano in vantaggio. Non semplice all'apparenza stabilire solide gerarchie nella zona centrale con 4 difensori affidabili, dall'ultimo innesto Brosco, un ritorno, a Ingrosso, da Boben a Pellacani. A centrocampo un altro ritorno, quello di Luca Palmiero, è stata un'autentica boccata d'ossigeno per Alberto Colombo, che in extremis ha finalmente il regista designato a far girare la squadra con qualità. Craia il possibile cambio in regia, quindi la schiera di mezzali con Mora chiamato a essere punto di riferimento e leader carismatico del gruppo, giovani con caratteristiche diverse come Giabua e Germinario, esperienza, quantità e gamba dovranno essere garantite da coloro che torneranno dagli infortuni, il lungo degente Crecco e lo sfortunato Aloy, infortunatosi appena arrivato dall'Avellino. Per l'attacco si dovrà capire se Colombo ha intenzione di lasciare definitivamente il modulo col trequartista a vantaggio del tridente classico o meno. Lescano e Cupone sono in squadra dal ritiro di Palena e sembrano le basi solide di questo avvio di stagione, con Colai che per ora pare in vantaggio su un Delle Monache rimasto ai box per settimane. Occhio però agli ultimi arrivati, con Tupta e i più giovani Vergani e Desogus, che potrebbero sovvertire queste iniziali gerarchie. Ora finalmente le attenzioni saranno solo sul calcio giocato, con un avvio subito severo per i biancazzurri che riceveranno l'Avellino all'Adriatico Cornacchia domenica sera. Non ci sarà l'ex Riccardo Maniero, ceduto la Turris. Altri movimenti in extremis degli Irpini sono la partenza dell'ex Teramo Gabriele Bernardotto, direzione Crotone, e l'arrivo dal Montevarchi del centravanti Diego Gambale. Probabile anche la firma nelle prossime ore dello svincolato Marcello Trotta. Non ci sarà un ulteriore ex, Gennaro Scognamiglio, che andrà fuori lista.